è una cosa che il governo vuole da moltissimo tempo, è una sorta di accesso completo a tutto ciò che ci riguarda. Il problema con i termini e le condizioni dei contratti è che sono fatti per non essere letti, la maggior parte sono di 40 pagine, perciò abbiamo scelta riguardo alla negoziazione di questi accordi? No. Queste società continueranno a violare i nostri diritti e il governo ne trarrà vantaggi enormi. Finora le grandi aziende e il governo federale hanno dichiarato di non aver commesso nessuna violazione. Ma se le loro azioni sono davvero legittime, perché fanno di tutto per tenerlo così segreto? C'è questa alleanza scellerata tra le aziende e il governo. Questa ha permesso a entrambi di ottenere quello che volevano, per sempre. Ma se ogni nostra comunicazione, azione e pensiero sono controllati dal governo, e dalle grandi aziende, qual è esattamente il loro scopo? Lotta alla criminalità e diritto alla privacy. Il confronto tra questi due interessi. Chi vincerà? E dove arriverà il grande fratello che ogni giorno diventa sempre più invadente? Nel film Minority Report, unità speciale tecnologica di polizia, individua e arresta i criminali prima che commetta la crisi. Omicidi futuri vengono scongiurati con la sola analisi dell'intento di uccidere un sospettato. Ma è possibile che le brave del mondo dei pensieri si diventano un individuo, specialmente quando dall'esterno sembra una persona normale. Qualcuno pensa che il futuro di questa sorta di grande fratello sia proprio questo: decifrare le intenzioni di un individuo prima che lui o lei abbia la possibilità di agire. E secondo alcuni esperti, il futuro potrebbe essere già qui, con un programma segreto creato dal Dipartimento della Sicurezza Interna, denominato FAST. FAST sta per Tecnologia di Rilevamento delle Qualità Future. FAST è un altro sinistro programma governativo, un rivelatore di bugie all'ennesima potenza. È un sistema che dovrebbe svelare le cattive intenzioni delle persone e per capire quindi se ci sono veramente cattive intenzioni. Il sistema utilizza telecamere e sensori per misurare la temperatura della pelle, la respirazione, la frequenza cardiaca, la dilatazione pupillare e molti altri modelli fisiologici di comportamento. A che scopo? Riconoscere e fermare il terrorista prima che colpisca. Questa tecnologia verrà usata molto probabilmente negli aeroporti, nelle frontiere e in occasioni speciali. Ma i critici del sistema affermano che c'è la possibilità di incolpare persone innocenti. Infatti. Questo è praticamente un sistema di lettura del pensiero. Il pericolo con questi sistemi è che creino una grande quantità di falsi positivi. Così, se stiamo viaggiando e siamo nel volo o studiamo, possiamo creare un falso positivo ed essere scambiati per terroristi. Con il governo federale che finanzia sistemi tecnologici che cercano di leggere il pensiero dei cittadini, alcuni americani si chiedono: siamo davvero nell'era del Grande Fratello? E se la risposta è sì, è giusto che Edward Snowden abbia rivelato al mondo i segreti dell'NSA? Quello che sta rivelando è un meccanismo elementare ma dispendioso, ovvero per conoscere qualcosa di qualcuno meglio avere tutte le informazioni possibili. Occorre raccogliere tutto. È come prendere tutta la sabbia di tutte le spiagge del mondo e buttarla in una discarica. E poi costruire un setaccio costosissimo per determinare quello che accade. Il Grande Fratello controlla tutte le informazioni, tutto quello che facciamo sul computer, che facciamo col telefono, il nostro bene. Quando il governo dice per il nostro bene o per i vostri figli, stiamo per perdere dei soldi o la libertà, per sempre. Potrà mai l'America ritornare a un tempo in cui le telefonate, gli sms e la posta elettronica non siano più soggetti all'analisi e alle indagini del governo? Qualcuno crede che la risposta si trovi nel Massimo, e quando parte ci fa uno spirito. Situato nel remoto deserto dello Utah. Sta facendo? Sta pigliando un documento per Massimo, quando parte ci fa uno spirito. C'è il centro dati dell'NSA.
che può conservare tra i 2 e i 14 miliardi di gigabyte di informazioni. Quindi il Black Veil esiste per immagazzinare tutto. Le telefonate, le email, le transazioni online. Per poterle poi controllare in un secondo momento. Le grandi dimensioni e lo scopo della struttura di Black Veil fanno sorgere domande a molti esperti di sicurezza. Lo scopo del misterioso edificio è davvero quello di scoprire comunicazioni terroristiche? O potrebbe avere un obiettivo più importante? Immaginiamo di partecipare a una protesta e di essere arrestati. Loro possono controllare tutto quello che possiamo aver detto fino a quel momento. Le relazioni che abbiamo avuto, le persone che abbiamo conosciuto. E poi forse potrebbero trovare altri dimostranti, amici nostri. Quindi il centro dati dell'NSA potrebbe servire proprio a immagazzinare la nostra scia digitale. Il governo potrebbe sorvegliarci e controllarci e vedere per chi votiamo. Credo che questo vada contro alcuni articoli della nostra Costituzione, ma vediamo quello che accadrà. Con enormi strutture di raccolta dati, droni che volano sulle nostre teste e microchip ingeribili che individuano la nostra posizione, alcuni avventaggi si temono. Nell'attuale era digitale esiste ancora il concetto di privacy. C'è il rischio di essere tutti sorvegliati. Il governo cerca di convincere la gente per fare il suo bene. Il sapere è il potere. Stanno usando per creare una dittatura tecnocratica di controllo delle informazioni. E questo è proprio quello che l'NSA e altri stanno facendo. Riguarda Internet. Riguarda i dati e non è per l'interesse dell'America. È spaventoso, siamo diventati animali marchiati. Sapete come ci chiama l'agenzia delle entrate? Inventano. Vogliono impiantare i microchip, vogliono marchiare l'americano. Ma davvero i governi ci considerano semplicemente merce di scambio? Davvero esistono interessi politici e commerciali tali da giustificare il controllo di ogni singolo cittadino? E come possiamo una cosa certa, l'era del Grande Fratello non solo è arrivata, ma è appena cominciata. Accia. 34 anni fa, un uomo contro il governo per il quale lavorava, contro i suoi superiori, contro l'evidenza dei fatti, ci ha salvato dalla fine del mondo. L'uomo che fermò la Apocalisse, un libro di Roberto Giacobbe, Ryan. È il momento di attraversare l'oceano, andiamo in Argentina, per parlare della storia di alcuni ragazzi. Giocavano in una squadra di rugby. La squadra di rugby che è stata decimata. Vediamo. Comunicato numero 1 della giunta militare, che si comunica alla popolazione che a partire dalla data di oggi il paese è sotto il controllo operativo della giunta militare. Il 24 marzo 1976, la vita di Bergoglio e di tutta la popolazione dell'Argentina cambia da un momento all'altro. Si raccomanda a tutti gli abitanti di attenersi strettamente alle indicazioni che arrivano dall'autorità militare. Fare attenzione a non assumere particolari atteggiamenti che potrebbero richiedere l'intervento della polizia. È severamente vietato qualsiasi tipo di riunione pubblica. La storia che stiamo per raccontare riguarda proprio una squadra composta da ragazzi poco più che ventenni. Una squadra di rugby della città nella quale ci troviamo, la squadra di rugby della Porta. Una squadra di giovani. Qualcuno studiava all'università. C'è uno che faceva il postino, un altro il fornaio, un paio che lavoravano in fabbrica, uno meccanico. Li allenava a casarella. Li aveva scelti che erano ancora ragazzini e gli aveva insegnato il rugby un poco alla volta, spiegando loro che la palla è fatta male, non rotola mai dritta. Ma per i fatti suoi, e se stai lì ad aspettarla, quella ti frega. Era la squadra più forte del campionato, ma il loro allenatore non si accontentava mai. Mi faceva allenare tanto, mi faceva
voleva Otilio. 20 anni e grande come un armadio, che voleva fare il mondo. Correva Mariano, che lavorava al forno, e Santiago, il più veloce di tutti. Correva Moni, scimmia, per via delle braccia lunghe e nodose con cui pareva arrampicarsi in aria ogni volta si giocava una luce. Sembrava un bravo ragazzo, un capitato lì per caso, invece aveva la testa dura come la pietra e la usava in fischia per spaccare tutto quello che stava tra lui e il bambino. Mo, studente universitario, fu il primo che la dittatura si prese. Sparì per 2 giorni, lo ritrovarono a galleggiare su un fiume, gli avevano sparato in testa. Si doveva giocare la settimana dopo e i suoi compagni di squadra decisero di andare in campo. Parlarono con l'arbitro, concesse la possibilità di fare un minuto di silenzio. Era già un fatto straordinario. Cominciò questo minuto, ma questo minuto andò avanti, 2, 3, 4, 5, fino a 10 minuti. Grande emozione all'interno dello stadio, ma qualcuno vide tutto e prese nota. La sfida è lanciata, i militari non perdonano. Uno per uno i ragazzi spariranno e verranno ritrovati morti. Mariano e il turco li trovarono dentro un'auto qualunque, i pantaloni calati, un fuoco in testa ciascuno. Il corpo senza vita di Santiago lo trovarono in una discarica. Pablo si gettò dal cornicione pur di non farsi catturare. Otilio lo catturarono sull'auto e si è scomparso per sempre. Rimasero sempre meno. Ogni volta che un giocatore esperto spariva, veniva sostituito da un esordiente, da un ragazzo delle giovanili. E alla fine ne rimase solo uno. Un uomo dalle radici italiane, il suo nonno era un italiano. Si chiamava Raul. Chiamava? Raul Bova? Ma altro come una vista, cucciuto come un piccetto. Gambe stette, mani pesanti e poco peso da portare in giro. Lui correva, la palla sotto la scena, come un toro impazzito e non si fermava mai. Raul Barandi Aranna porterà alla vittoria questa squadra. Sarà l'unico rimasto di quelli che avevano cominciato questa avventura, perché dal regime il potere uno per uno li aveva eliminati tutti. L'allenatore dirà: uno doveva rimanere, uno doveva arrivare fino in fondo. Raul Barandi Aranna ce l'ha fatta. Raul Barandi Aranna è qui con noi oggi, è vivo. Questa è la sua ultima carta che non verrà coperta da un'altra carta. È la sua. Questa luce. Raul, tanto piacere di incontrarti, molto piacere. Ringraziamo anche chi ci ha aiutato a arrivare fino a te. Ti racconti questi 10 minuti di silenzio, quel minuto che sono diventati 10. Ma un piccolo avversario. La squadra avversaria con la quale dovevamo giocare ci propose di posticipare la partita, perché capiva la nostra situazione. Ma noi non volevamo. La squadra era al completo e nonostante fossimo molto scossi per l'assassinio di Hernán Roca, che si sarebbe poi rivelato il primo di una lunga e triste serie di assassini, secondo noi il miglior omaggio che potevamo rendere a Hernán era quello di giocare. Ci proposero un minuto di silenzio e quel minuto durò, non so, una vita. Mi pare che quel minuto durò molto più di un minuto. Non riuscivamo ad iniziare la partita, eravamo molto scossi, molto tristi, e avevamo tutti quanti bisogno di qualcosa, non so, di tempo. Ecco, fu l'inizio della peggior partita della mia vita. È l'inizio del peggior partito. Quello fu il primo episodio, poi ce ne sono tanti altri, di tanti altri suoi compagni di squadra che scomparono, che sparirono all'improvviso. Avevate paura? Giocatore del rugby del club? Quasi tutti i giocatori di rugby di questa squadra erano studenti universitari e tutti impegnati nel sociale.
per alcuni di loro questo impegno si traduceva in un impegno di tipo politico. Parlare di paura è dunque difficile. In generale abbiamo sempre adottato le precauzioni necessarie.